Buonasera. Benvenuti a una piccola pratica. La presentiamo un'opera di Edoardo, Natale in casa Cuffiello, con i ragazzi della Scuola Media di Torino, che sono vostri amici, la maggior parte, no? Silenzio. Questo è avvenuto grazie alla collaborazione tra il Piccolo Teatro e la Scuola Media. In più, il ricavato di queste due sere sarà devoluto in beneficenza alla San Vincenzo De Paoli. Adesso invito il presidente, illustrerà alcune cose del San Vincenzo. Grazie. Sono Mino Bellini, presidente della Casa della Carità San Vincenzo De Paoli di Torino. Sarò brevissimo. La San Vincenzo De Paoli è sorta, iniziamo dall'età della pietra, è sorta grazie ad una conferenza, si chiamava conferenza una specie di associazione di giovani che si prefissero di costruire una casa di riposo per i poveri, per coloro che non avevano la possibilità di pagare l'affitto, e anche per aiutare i bambini bisognosi a farsi una cultura. Queste erano le finalità iniziali che chiaramente dagli anni 50 ad oggi si sono evolute, i tempi sono cambiati, le leggi sono cambiate e la Casa della Carità è diventata una casa di riposo, un pensionato per anziani. E il problema qual è? Ecco perché questa gara di solidarietà, dove il Piccolo Teatro San Giuseppe si è sempre distinto in queste cose. E negli ultimi due anni ci sono stati numerosi decessi, perché l'età media degli anziani è molto elevata. Abbiamo un'ultracentenaria e diversi ultra 95 anni, per cui chiaramente il rischio morte è più elevato. Questo ha portato, diciamo, sull'orlo della chiusura la casa di riposo. Per cui, ecco, questa solidarietà giunge veramente gradita. Per questo voglio ringraziare il Piccolo Teatro San Giuseppe per questa iniziativa, la Scuola Media che ha partecipato con la preparazione dell'opera, anche grazie a Vito Gagliardi che cura, diciamo, la regia di quest'opera. E voglio ringraziare voi presenti, perché è grazie al vostro aiuto se qualcosina potremo realizzare in più per i nostri vecchietti. Ringrazio il corpo docente della Scuola Media che hanno collaborato all'allestimento di quest'opera e il loro professor Diviso, se non sbaglio, il dirigente scolastico. Ecco, ringrazio anche, diciamo, voi presenti, soprattutto questi bambini che fanno ben sperare, appunto, in un ringiovanimento della nostra società. Quindi vi lascio così, vi auguro una buona serata e di nuovo grazie Vito, che è stato forse uno di quelli che ha suggerito questa iniziativa. Di nuovo grazie e buona serata. Allora non mi starò a dire alcune cose sulla commedia, quella ne parliamo dopo. Volevo fare solo due raccomandazioni. Una è più piccola, che vedo qui davanti. Massimo,
Professoressa, tutto pronto? Sono preparato. Quindi massimo silenzio, perché potreste disturbare gli attori. A noi che siamo più grandi, il telefonino, già ne vedo uno di qua, i telefonini, spegneteli, grazie, perché anche quelli danno fastidio, anche le chiacchiere che si dicono con i vicini. Chi non ha dato un contributo, vi prego, datelo, è per una causa giusta. Tengo il cestino pure. Grazie e buon divertimento. Tengo i piedi gelati. La lana pura, quando si lava, si restringe.
questi più si lavano, più si allargano, si allungano. Sono diventate dog bark. La notte accorre a presse pedaline la narito che. O caffè, come c'è? Sangue per colunnetta. Ah, già. Come c'è? Fa freddo fuori. Sì, Lucarie, fa freddo e basta. Questo Natale si è presentato come comanda Dio. Con tutti i sentimenti si è presentato. D'altronde lo deve fare, è il mese suo. Mamma lo Carmine, Cunce, ti sei mortalata. Che bella schifezza che hai fatto. Già, mo le faceva cioccolata. E un po' con l'asco, ma è tutto caffè. Ma perché vuoi dare la polpa al caffè? Che in questa tazza non c'è mai stato. Ah, Lucaria, ti sei svegliato spiritoso. Beato te. Conce, non ti piglia a collera. Tu sei una donna di casa. E sai fare tante cose come si deve. A pasta e fagioli. A frittata cacipolla. Sei maestra. Sei la reginetta della frittata cacipolla. Come la fai tu, non la sa fare nessuno. Ma un caffè, Cunce, non è cosa per te. E non lo piglia, tu a chi vuoi affliggere? Non lo vuoi fare, non lo sai fare. Perché vuoi risparmiare? Cunce, col caffè non si risparmia. Eppure la qualità scadente. Questa fede è scarrafone. Cunce, fa freddo fuori. Sì, Luca, fa freddo, il freddo nuovo creato io, ma il Padre Eterno. Perciò ti devi rassegnare. Fa freddo, fa freddo. Ah! Ma che ti avesse dato? L'ha ammazzata in capo. Conce, ho solo chiesto. Fa freddo fuori. Come sei diventata aspra. Me l'ha dimannata già 3 volte. Questo Natale si è presentato come comanda il Dio. Questo pure l'avete detto. Questo pure l'abbiamo detto. Conce, a dove sta un presepio? Là, nessuno te lo tocca. Quest'anno faccio il più bel presepio di tutti gli altri anni. Pastorello, terzo piano, l'ho incontrato per le scale. Mi ha detto che anche lui fa il presepio. Mi ha detto, facciamo la gara. Se sta fresco, lo voglio far rimanere a bocca aperta. Ho fatto i disegni, i progetti. Conce, la colla l'hai squagliata. Lucarie, io adesso mi sono alzata. Se mi date il permesso di vestirmi per andare a fare la spesa, bene. Se no, ci sediamo e ci mettiamo agli ordini del signor Luca Cuppiello. Che comandato? Non l'hai squagliata ancora? No. Ehi, ieri sera che ho dato certo. Domani mattina, quando ti svegli, prima di fare il caffè, squaglia la colla. Se no non posso lavorare e il presepio non è pronto per domani. Ecco, pronto, andiamo a scaffare la colla. Così stamattina mangiamo colla. Quando viene Natale un castigo di Dio. Colla, pastori, punza e picchi. Sei vecchia, ti sei fatta vecchia. Ma si scelta, te son che nuova. Ma si.
Ma si scette, te son che nuova. Io lo so che stai svegliato. È questo che vuoi fare? Tomasi! Tomasi scelta da Songhenova! Vedete se è possibile! Non c'è trullo longo longo che dorme fino a che stura! Io alla tua età, alle 7:30 saltavo dal letto, come un grillo! Perché dovevo accompagnare mio padre che andava a lavorare! Lo accompagnavo fino alla porta e ci baciavo la mano! Perché allora c'era il rispetto per i genitori, si baciava la mano. Chiudevo la porta e tornavo un'altra volta a coricarmi. Hai capito? Svegliati! Vabbè, è meglio se non ti do goretto, se no ci facciamo la croce prima mattina. A zuppe e latte! È questa la sola cosa che pensi? A zuppa e latte, o a pranzo, a cena. Alzati, a zuppa e latte te la vai a prendere in cucina, che non tieni i servitori. Se non me la portate dentro il letto, non mi soso. Non tu ti sosi, se no ti faccio coricare all'ospedale. La colla? Io non capisco che fai a fare su presepio. Una casa inguagliata, denari che se ne vanno. E almeno per essere buono. Non viene neanche bene. Eh già, come se fosse la prima volta che lo faccio. Io sono stato il padre dei presepi. Venivano da me a chiedere i consigli. Viene lui e dice che non viene bene. A me non mi piace. Suset, hai capito? Suset! A zuppe e latte! Alzati, bella mamma, alzati! E beh! Se le porti a zuppe e latte, vinto detto, e metto a coppa bacia a tutti e due. Lo stai crescendo per la galera, lo stai crescendo. Quella non si alza. È incominciato il telegrafo senza fili. A zuppe e latte. Mo te metto con in faccia. Alzati, bella mamma, ti lavi tanto bello. E mamma intanto ti prepara un bello zuppone. Niente affatto. Ho zuppone sopappiglia in cucina, che non tieni i servitori. Che l'hai presa tua madre? Per una serva? Tua madre non serve! Concè, Pascalino si è alzato. Sì, sì, si è alzato quello scocciante di tuo fratello. Con un raffreddore che ha tenuto, è stato capace di rimanere una settimana a letto. Si è alzato. E sapete se esce? Sì, ha detto che vuole andare a fare una passeggiata. Perché dopo la febbre che ha tenuto, può pigliare un poco d'aria mattina e poi si ritira. E sapete se si veste? Gesù, è che esce nudo. No, dillo. Sapete se si vuole mettere il cappotto? E se capisce. O mese dicembre esce senza cappotto. Ma perché? Che è? No, niente. Io dicessi che è meglio che non esce. Può essere che piglia la ricaduta. Lucarie, è permesso? Entra, Pasquali, entra. Buongiorno, donna Concè. Buongiorno. Come ti senti? Meglio, meglio, un poco debole. E pensavo proprio che te passavi un Natale rintoglietto. Il polso è buono. La lingua, guardami la lingua. È pulita. Mo sei a sentire tuo fratello. Mangia forte, carne al sangue e vino rosso. E fatti delle belle passeggiate a Porto Mare. Così facciamo una bella pulizia alla stanza, che è stata 7 giorni chiusa. Hai capito, Punce? Una bella pulizia. Sì, sì. Infatti voglio uscire. Vado fino al bancolotto e torno. Donna Punce, non ho potuto trovare le scarpe mie. Pulite a me? Non le voglio da voi, ma io sono stato 7 giorni a letto con la febbre. Ho domandato se le avete viste. Ma tu quando ti coricasti, dove le metteste?
A dove aveva metto Lucarie sotto lì? E vedete bene che là stanno. Non c'è niente, donna Punce. Le scarpe sono sparite. Domandate a Ninnillo. Non ha cominciato. Io non ero il tipo che mi vendevo le scarpe sue. Sa venute scarpe. E tu che dici? E io come faccio? Ma no, signore. È ladro matricolato. Io non mi ho venduto niente. Non dire bugie. Confessa. Confessa. Non mi piaccio, per esempio. Ho vittillo, parla bambera. Ma vedete. Dica, sta casa, amico, cosa che succede col pane? Avimmo cominciato la prima mattina. A zuppe e latte! Mo te la serento letto! Io come faccio? Sono stato 7 giorni a letto con la febbre e quello si vende le scarpe mie. Pascalino, dopo Natale, trovati una camera mobiliata e te ne vai. Sì, sì, me ne vado. Non possiamo stare uniti con questo ladro in casa. Non posso prendermi responsabilità. Tieni, mettiti queste scarpe qua. Dopo Natale te ne compri un altro paio a spese mie. Sia fatta la volontà di Dio. Ma perché non lo chiedete? Ma perché non ve ne andate? Mettetelo serraglio, chi le nu delinquente. Ma che aspettate, che va mettendo una notte. Uno si cocca con la febbre e si scende senza scarpe. Perché ti sei venduto le scarpe mie? Perché? Che bisogna avevi di venderti le scarpe. Io ho ragione. Come? Tu devi le scarpe e hai ragione. Sì, ho ragione da vendere, lo confesso. Le scarpe me le sono vendute perché credevo che non ti alzavi più. Mamma mia, voi lo sentite? Insomma, arriva qui. Lo Pasquale doveva morire. Campasse, muresse, il medico quando lo venne a trovare ha parlato chiaro. Ha parlato chiaro? E con chi? Che mi si nasconde qua? Non uno da retta. Sì, in uno da retta. Il medico disse che c'era pericolo. E uè, ma c'è venuto pure capo. No, Lucario, è tuo, sì. Credo sia venuto pure capo. O capotte nucello. O capotte nucello. Che è lo caccolle pelliccia. O che la pelicchiella. Che è lo capotra scozzese. O capotto tuo. Chi lo da martingana. È il capotto tuo. Pasqua, tu uno ne tieni. E quello si vende il cappotto di Pasquale. E non ascimo. Pasquale, trovati una camera mobiliata e vattenne. Sì, ma trovo, ma trovo. Quello si vende la roba mia prima che io muro. Aspetta che muore e poi te la vendi. Chi è lui che si permette di decidere? Io sono tuo fratello. La roba tua aspetta a me. Mettetevi d'accordo. Chi se la deve vendere la roba mia? Misericordia, mi trovo in mezzo che Cannibali. E tu sei mio fratello? Tu sei Caino, questo sì. Non tengo niente, non vi illudete, non tengo niente. Che belli parenti, aspettano la morte mia. E poi, quando la gente parla, beati voi, state in casa con vostro fratello, vi accudiscono, vi vogliono bene. Avessero a sapere quello che passa in questa casa, e quando pizza in coppa avanza mi devo dare la mattina alla sera. Pascalì, io odio di contrastarmi con mio fratello. Però tu sei l'eterno scontento. Sono scontento? Sì, lo diceva pure la buonanima di nostro padre. Se gli amici dicono che hai avuto una fortuna a stare in casa con i parenti, mi pare che hanno ragione. Pasqua, parliamo chiaro. E parliamo chiaro. Tu paghi 5 lire al giorno, a colazione a mattina, o pranzo, a cena, concetta lava, stira, mo per via con ragazza scherzata. Ha scherzato? Ha scherzato? E che faccio, Pascalì? L'accido? Mi volete armare la mano? Scusate tanto, se ragazzo si è permettuto di manomettere il guardaroba di vostra eccellenza. Scusate voi se mi sono preso a dire di domandare dove fossero le scarpe mie. Vi chiedo scusa. Vi chiedo perdono. Mi inginocchio ai vostri piedi. Mi metto con la faccia per terra. State buona, Pascalì. Statevi bene. I parenti, il dine scambellino. Siendo, quanto è pesante. Mi pare che avevi ragione. Suset, hai capito? Suset! Lucarie, non va bene un colpo d'aria! E chi sto ci vogliono i colpi e le volte? Vieni da cucina, fate preparare l'acqua. Sei la nemica della casa, sì! Sei la nemica della casa! Tieni un caratteraccio insopportabile. Io ti voglio bene, ma certe volte non so neanche io come farti capire certe cose. Tieni un caratteraccio selvaggio, nessuno ti può far capire niente. Ma io dico, il giudizio. Tu te vieni a capote Pasquale un mese di dicembre. E ad agosto chi se lo compra? Dove siamo arrivati?
Tu non sei più un bambino. In questa casa ci vogliono i soldi e io non sono eterno. Dopo Natale viene il sarto e porta un campione di stoffa, così ti fai un bel vestito pesante. Quello che hai addosso ormai è partito. Ti faccio fare pure due camicie. Ti piace, eh? Ti piace? No! Beh, certo, adesso non si può dare un giudizio, è abbozzato. Ti compro pure una cravatta. Per Natale ti regalo 10 lire. Così se ti ritrovi con gli amici, puoi offrire anche tu. E puoi fare bella figura. Qua ci faccio il laghetto e dalla montagna scende l'acqua vera. Già, l'acqua vera. Sì, l'acqua vera. Metti l'intero crisemo dietro, apri la chiavetta e scende l'acqua vera. Ti piace, eh? Ti piace? No! È questione che tu vuoi fare il giovane moderno che non ci piace il presepio. Come si può dire non mi piace se questo non è finito ancora? Anche quando è finito non mi piace. Allora vattene. E me ne vado. Non mettere più piede qua. Trovati un lavoro o una strada qualunque. E va bene, me ne vado. Ma guardate un poco, quello non mi piace, mi deve piacere per forza. Vattene, non mettere più piedi in questa casa. Ma il presepe non mi piace. Vattene, perché in questa casa si fanno i presepi. E va bene, me ne vado. Ora faccio l'ultima colazione e poi me ne vado. Michele, vuoi mangiare stamattina? Questa è un'altra tortura mattutina. Ogni mattina. Lucaria, che vuoi mangiare? Ma io che te lo dico a fare? Se ti dico una cosa e tu me ne fai un'altra. Sai che devi fare? Domani è vigilia. Poi vengono tutte queste feste dove si mangia assai. Allora è meglio se ci manteniamo leggeri. Prepara un bel brodo vegetale, che tu lo sai fare bene. E ci metti dentro 300 grammi di tubetti. A me tubetti non mi piacciono. Sono tubetti che non ti riguardano. E senza frutta. Sui soldi che se ne vanno durante tutti questi giorni di festa. 20 lire per la spesa. E 5 per gli induni da sacca, che ti possono servire per qualche pastore. Ecco fatto! L'ultima colazione nella casa paterna. Questo padre snaturato ha avuto il coraggio di cacciarmi via dal focolare proprio nei giorni del Santo Natale. So io quello che devo fare. Mi trovo un lavoro, ma qua non ci vengo più. Tu che stai dicendo? Che sto dicendo? Lo vedrai! La tua creatura è sparita! La tua creatura non la troverai più! Nemmi, vieni qua! S'ha pigliata 5 lire! Nemmi, bene mamma, vieni qua! Ma che è successo? Non ho da retta, a pranzo vedi arrivare! Ma quello ha detto che se ne va di casa! E sarebbe ora! Deve lavorare, deve trovarsi una strada! Ma secondo me che è stato? Cuccè! Mo me facevo rompere lo presepio! Ma insomma, mi volete lasciare in pace? Devo fare un presepio. Lucaie, tu stai facendo a cupola San Pietro. E metteci tu questo lingotta, come vanno vanno. E tu che fai a facca a quest'ora? Nino, tu sei qua. Buongiorno, papà. Che è stato? Si è appiccicato un'altra volta con tuo marito. Ma io non capisco. Quello è un uomo che ti adora. Ti mantiene come una gran signora. Ti ha messo quel bel appartamento. È un uomo che ha da faticare. Tiene i suoi pensieri. Tiene i pensieri di centinaia di operai che dipendono da lui. Perché vi siete contrastati? Perché vi siete contrastati? Questo è un altro capolavoro tuo, il più riuscito. Insomma, io non devo sapere niente. Che vuoi sapere? Che vuoi sapere? Fa un presepio tu. Tu sei la mia nemica. Tu sei la nemica della casa. Che gente, Gesù, Gesù. Ma io non mi faccio capace. Se succedono i guai, non ci venite da me.
Perché io faccio presepio. Ma vado a scartare la colla, che si è fatta fredda. Niente, niente. La madre e figlia, un altro linguaggio. Ti accusi? Ha giocato spalle, me ne sono andata. Oh mamma mia, ma che si pazza? E chi non viene qua? Io non ne posso più. È un uomo che mi tormenta con la gelosia. Ma cara mia, tu dovresti camminare un poco più dritta. Io te so mamma e lo posso dicere. Ma perché? Che faccio io? Che faccio? Ma non mi fate ridere. Il fatto vero è che io sono una stupida. Questo sì. Faccio solamente chiacchiere. Devo fare i fatti e io li faccio. Ecco qua. Per il signor Nicola Percuoco. Urgente. Il nostro matrimonio fu un errore. Perdonami, sono innamorata di Vittorio Elia. E questa sera fuggirò con lui. Addio, Ninuccia. Oh, mamma mia, ma che si faccia? E tu, fa muriati lo povero uomo. Faccia tosta che sì. Dammi questa lettera. No, mamma, no, lascia. E va bene, pigliatela. Madonna mia, trova tu una strada. Beh, se dici un'altra volta quello che hai detto, l'ultimo non mi do più. Chi lo temo marito? Che te fa? Sono qualunque. Quale l'ubilito è bene? Ci pensavo prima. Io non lo volevo. Voi volisse la per forza. Ma voi fate non c'è più rimedio. E io me ne scappo. E io mi vengo da cosa faccio. E che aspettate? Fatelo. Uccidetemi pure. Ma perché sono stata così disgraziata? Ricordatevi però che io non sono più stupida come una volta. E ve lo potete fare di me tutto quello che volete. I nervi sono nervi. E io non li controllo più. Come sto una tavola. Papà, e voi pensate presepio?
Parlo io, tu stai vicino a mamma. Grazie. Tu me vuoi vedere morta a me? Ma come? Tu scrivi quella lettera. Tu lo sai che tuo marito è un uomo positivo. Se quello è la certezza di una cosa simile. Killo, t'accide. Sei da mamma. Giurami che questa lettera non ce la mandi. Che ci dai pace e finisce questa storia. Te lo giuro, mamma. Nicolì, stava morendo mia moglie. Voi che dite? Ce l'avevamo persa per male. Mamma, che sta? Niente, non ci la vende in casa. Mangia poco. Mangia come un uccellino. Poi pure i dispiaceri. È arrivata l'immunità tutta turbata. L'ho capito che vi siete contrastati. Ma non ho potuto sapere la ragione. Perché vi siete contrastati? No, niente. È permesso? Non sai che Deniqui, quella mia moglie, mi mantiene all'oscuro di tutto. Lo fa per bene, povera donna. Ma fra uomini potiamo parlare. Perché vi siete contrastati? No, niente. Questa è una società. Ma insomma, prima fa ora. Dobbiamo fare storie come se fossimo dei ragazzini. Io sono un mesero. E io questo dico. È stato un malinteso, a me, facite pace. Io per me sono pronto. È quella che non potete capire in nessuna maniera. Devi avere pazienza, Nicolino. Ah, sei tornato. È finita la superbia. Faccio prima Natale e poi me ne vado. E io lo sapevo. Che ci vuoi fare, Nicolino? Io con i figli sono stato disgraziato. Colpa tua, concerto. Non ti fa bene i svenimenti. O mascolo è peggio che a femmina. Poi ti presentasti tu con la domanda di matrimonio. Il colpo di grazia. E addirittura. Noi pensavamo di fare una casa. Invece tu hai preso un appartamento. Capirete, ci sono le esigenze, le relazioni con gli altri commercianti. Lo so, tu ne hai diritto. Fai sempre ricevimenti. Ma vedi un padre che si vede togliere la figlia femmina, che si sposa e se ne va. Che vuoi sapere? Che vuoi sapere? Ti potevi sposare a quello? Ma che non la salvaggio? Già, io poi mi sposavo a lui. No, io dico, se tu eri femmina... Non me lo sposavo. Che discorso inutile. Scusa, Nicolino. Se tu eri femmina, sei femmina tu. No. Io dico, se tu eri femmina, come padre che comanda, e il figlio che deve sottostare, ti dicevo, sposata di figlio. Tu te lo dovevi sposare. Se io ero femmina, ti dicevo, non mi piace. Povero Kill, mi deve contrastare anche con le cose possibili. Che carattere. Dai su, facite pace, e non ci fate sentire la novità. Nicurino cappetto là fuori! Per correre appresso a te, l'hai fatto perdere la capa a quello. Ma com'è? Così si dice. Nicurino capetto la pure. E come si dice? Si chiama in disparte. E si dice. Senta, lei tiene la pettola da fuori. Non fate ridere la gente. Domani è quella santa giornata. E dovete stare in pace. Avete venite a mangiare con noi. Incerta, preparate un pranzo magnifico. Non ci fa mancare niente. Hai giornato 4 agosto e come hanno stasera? Volevo fare un po' di spesa questa mattina, ma scendo un momento. A dove, Cuncele, tu ti sentisti male, ma scendo io. Ma niente affatto, ci penso io, ti mando tutto per un giovane mio. Sì, ma non esagerare, noi ci vogliamo mantenere leggeri. Brodo vegetale, che Ninuccia conosce le verdure che ci vogliono. 500 grammi di tubetti. Ma che ne dovete fare di sto brodo vegetale? Ma vi mando una bella gallina. Sì, certo. Il brodo di gallina è sostanzioso, ma noi ci vogliamo mantenere leggeri. Brodo vegetale e 500 grammi di tubetti. Ma niente affatto, vi dovete sostenere. Vi mando una bella gallina. Tu manna ma gallina, io mi faccio il brodo vegetale. No, tu manna ma gallina che me la mangio io. Date che buona, papà. Nicolino, io non so perché vi siete contrastati, ma ti dico, abbi pazienza. Ma ve pare, papà, io voglio tanto bene. Lascia mano, Nicolì. Ma niente affatto. Nicolì, lascia mano. Nicolì, se ne cado cazzo. E perché mi lasci? Dai, per fuori. E l'ha spassata mezza casa. E fate la noticina per sapere quant'è. Ma che sei pazzo? È tutta roba vecchia. State per fuori.
casa tua. Grazie, ma dove li sei? È fatto qui. O mettiti a quello presepio una tavola. Che viene, gli dico tutte cose. Ma vedete buono, forse cadde per terra.
Donna Gungè, gli ha già fatto la camera spingola spingola. Ma dopo che fa contenta, vada a rivedere. Ma se non trova cinque lire... Ma Roccia, andiamo insieme! Perché? Se la trovo dico che non l'ho trovata. Non lo so, ma io devo stare presente. Se si trova la cinque lire, te lo giuro sull'anima santa di mia madre. Gesù, quella è viva e chi lo dice sull'anima santa? Perché l'anima la tengono solo i morti. Se si trova la cinque lire, te lo giuro sull'anima santa viva di mia madre. Mi metto in mano all'avvocato. E io ti faccio un giuramento sacro. Che se non trova cinque lire, lo faccio a Natale pronto soccorso. E muoviti! Muoviti! Donna Concetta, ho fatto proprio male a salire. Voi ve ne dovete andare. Questa sera viene mia figlia col marito a fare Natale con noi e non ci vogliamo amareggiare la serata. Ma perché? È inutile che faccio lo scemo. E state d'accordo, perché il marito sa tutto. Sa tutto. Per una lettera che mio marito, senza sapere niente, ha consegnato nelle sue mani. So io quello che ci è voluto per fargli la pagina da vota. Le mie lacrime. Non accorcere, io a figlie vostre voglio bene. Oh mamma mia, quello me lo dice in faccia! Come se mia figlia non fosse sposata. È maritata, lo volete capire, sì o no? Ma voi, a chi siete venuti a guagliare? Non vi amareggiate, me ne vado. Voi non sapete quello che stiamo passando io e vostra figlia. Non ne vo bene, marito. Non ne vo bene. O vo bene. O vo bene. E vi prego di andarvene. Uscite immediatamente. Dovevi scendere? No. E perché hai aperto la porta? Ha già pensato che avevi tuzzugliato. Hai pensato che io avevo tuzzugliato? Hai aperto la porta? E io c'ero veramente. Telepatia. Già. Sai cos'è la telepatia? No. Quando io non busso e tu apri la porta. Chi è? È l'amico Tommasino, se ne stava andando. Andate, andate. Aspetta un momento. Tu sei l'amico di mio figlio. Lo vedo spesso. Luca Cupiello è il padre. Vittorio Elia. Elia? Mi fa piacere che mio figlio tiene degli amici, diciamo, signori. Si vede da come è vestito bene. Io ce lo dico sempre a mio figlio, di scegliere bene le amicizie. Perché si sa, un cattivo compagno guasta la pianta giovane. Certo. Andate, che fate tardi. Aspetta, stiamo parlando. Ma chi la vecchia fa? E pare che lo caccia. Le ho offerto qualcosa. Un rosolo, un caffè. Non ha voluto. Un dolce, una pasta reale. No, è meglio di no. Va bene, come volete. Hai visto il presepe? No, veramente. Non ci ha fatto vedere. Lucaria! Che l'ha già fatta fare? Mettetevi qua, così avete il colpo d'occhio. Bello. Questo l'ho fatto io, sano sano. Senza l'aiuto di nessuno? Anzi, contrastato in famiglia. Io solo. Bravo. Bravo. Visitate, visitate. Io sono appassionato di presepio. Quando viene Natale, se non faccio il presepio, mi sembra un cattivo augurio. Abituato che la buon'anima di mio padre lo faceva per me e mio fratello quando eravamo piccoli. Adesso io lo faccio per i figli miei. E quest'erba? L'avete messa pure voi l'erba? Sì, io solo. Bravo. Bravo. Cristo, ma pare come sfoglio. Che bello, capisci? Come se capisci? Se toccano proprio in faccia. Ma non vi piace. Non è che vi deve piacere per forza. Però il presepio non si fa solo in questa casa. A Natale il presepio si fa in tutte le case di Napoli. Ma non vi piace? Sì, sì. Va bene. Adesso sono andato a comprare dei maggi. Perché quando ho aperto la scatola dei pastori, se non Natale troppo a spese, ne ho trovato uno con la testa rotta. Allora ho deciso di cambiarli tutti e tre, che non pareva brutto, uno nuovo e due vecchi. Guardate qua, Gaspare, Melchiorre
E Baldassar, guardate le faccine. Belli. Questi li avete scelti voi da solo? Sì, io solo. Bravo. Tu sei l'amico di mio figlio. Ho capito. Minuccia tuo marito, so venuto. Non ancora. È l'altra mia figlia maritata. Non abita con noi. Ma quando viene Natale, Pasqua, queste feste ricordevoli, vengono e ci nonurichiamo. Ci ruinichiamo. Ci unurinichiamo. Vengono a passare il Natale con noi. Non abita con noi. Ah no? No. Si è sposata Nicolino per poco. Ditta per fuoco. Non so se l'avete leggiuta la ritrama per la strada. Ditta per fuoco. Ha messo quel bell'appartamento. È vero, Cuncè? Bello, bello. Tappeti, argenteria. Ogni pezzo di mobile è un capo d'opera. Hanno pure il pianoforte. Non lo sanno suonare, ma ce l'hanno. Perché il pianoforte è un mobile che ci deve stare in casa. E voi, Don Luca, che lavoro fate? Tipografo. Tipografo? Sì. Tenevo il posto che teneva mio padre. Mi affidano qualunque somma. Tengo pure le chiavi. È vero, Cuncè? Fai vedere le chiavi. Che faccio vedere? Sempre mi trasse la tipografia. La sera chiudo e la mattina apro. Se no come faccio ad entrare? E insomma, come stavo dicendo, quando viene Natale, Pasqua, queste feste ricordevoli, Capodanno, vengono e ci ruinichiamo. Vengono e ci ruiniamo. Vengono e ci ruinichiamo. Vengono a passare il Natale con noi. E Tommasino? Sta dentro con tuo fratello, o quale ha perduto 5 lire e dice che se le filiate nel nilo nostro. Eh già, come se fosse una novità. In questa casa i soldi spariscono veramente. Per favore, Don Vittò, ditelo voi a Tommasino. Ma magari all'amico lo sta a sentire, ma la famiglia no. Ma adesso ci ho fatto un accorgimento. Ci ho messo una trappolina. Si ingoccia Tommasino. O faccio famarenna, perché ladro no! Come vedi, non si è trovata. Io sono innocente! Lucarie, Lucarie, chi sto sappia da cinghierino? Non è vero! Un momento, piano piano, adesso assodiamo il fatto. Io non ne so niente! Stai zitto tu! Pascalì, tu hai torto. Ha già torto? Sì! Come fai ad incolpare il ragazzo se non hai la blu irrefrenabile? Lo dici a me! Io faccio l'indagine. Se è stato lui, ti do la ragione. Fammi vedere in tesacchi. Don Vito, state presenti, che lo devo mortificare davanti agli amici. Ma è possibile che debba essere trattato come un ladro? Fammi vedere in tesacchi. Si trova cinque lire. Eccola qua. Ma è possibile che devi fare questa figura? Ti piaccio, per esempio? No. Ecco, cinque lire! Io lo sapevo. Ma non mi piace, però! Sei ladro matricolato! Ecco la cruce. Fammi vedere. Bella figura. Lui ci ha fatto il segno e adesso non puoi negare. Pascalì, ma qua ci sta la stella che ci ho fatto io. Dove? Qua. Siccome spesso mi mancavano i soldi, ci ho fatto una stella. Sarà stato? E allora tua roba a me e sua roba a te. Aspetta un momento. Pascalì, lascia stare i soldi miei. Il Dio sa. Sarà stata una coincidenza. Tu hai già fatto stella e io ho già fatto. A posto. Ne ha buttato tutti. È sparita 5 lire. Adesso non posso dire niente al ragazzo, se no lui mi dice, dopo lo zio a roba.
E va bene, Natale, non ne parliamo più. Non lo fare più. Non lo facciamo più. Io me ne vado, vi tolgo il fastidio. Già ve ne andate? Sì, sì, se ne deve andare. E Natale dove lo fate? Io sono solo a Napoli, la mia famiglia sta a Milano. Ma me ne vado in una trattoria e poi mi ritiro. E restate a mangiare con noi. Ne faccio su una buona, oh. Ah, cucce, tutta sta quieta. Io soffro quelli, lo sai. Tieni la faccia della miseria. Quelli, signore, che si può mangiare? Chi lo mangia poco? State a sentire a me. Siccome di questa serata ve ne andate da solo in una trattoria, mi mettete a malinconia. Restate a mangiare con noi. E senza cerimonie, mio fratello ve l'ha detto con tutto il cuore. Lo credo, ma sapete. Se ve ne andate, mi piglio collera. Siete amico di mio figlio e non posso permettervi che vi passate il Natale da solo in una trattoria. E mia figlia con marito, tu ma sia la bavotta. Siete una scalzona. Signore, io ne potevo evitare. A voi. A voi a tutti. Una fila. Pascalino, mi te lo dico saluti in un coppo di mano. Ma ci penso io. Pascali, è che siamo arrivati alla dogana! E stanno mettendo i modi di tasa! Sì, vabbè! Cuccia, è chiudi! Pascali, il bancotto come va? Bene, bene. In queste giornate la povera gente gioca. Sono giornate di punta. Ci siamo tutti? Tutti! Ah, ci sta pure un amico di mio figlio. E viene la famiglia a Milano. Allora gli ho detto di restare a mangiare con noi. Ti dispiace? No, perché? Aspetta, adesso te lo presento. Don Vito, ti voglio rappresentare il mio genero. Nicolì, ti presento Vittorio Elia. Fa Natale con lui. Don Vito, ti presento Nicolino per cuoco, fabbricante di bottoni. Tiene centinaia d'operai. Tiene pensieri. Che è stato? Che è stato? Non mi sapevo niente, ma? Stati fermo, mi fai male. Che è stato? Niente. Che è stato? Non c'è? Niente, Luca, niente. E vi te posso sapere niente. Che è stato? Niente, Nemi, niente. Che è stato? Madonna, che serata! Di nuovo, mi pensavo di non ti darei una spiegazione. Di che cosa? Voi lo sapete meglio di me. Voi mi attribuite un potere divinatorio che io non possedo. Ad ogni modo, più tardi, ci spiegheremo. Sono a vostra disposizione. Questi sono i re magi. Tutti e tre. Basta, le vecchiole balzassate. Guardate le faccine. Mangiano con noi? Di culetto sei stunato. Pascali, Tommasi, sentite questa. Ho detto a Nicolino. Questi sono i re magi, tutti e tre, Gaspare, Melchiorre e Baldassarre. E Nicolino mi ha detto, mangiano con noi. Dai, basta, basta. Bene che ha fatto un'altra volta questione con Minuccia. Quella non vuole che mangia la pasta, dice che si ingrassa. Hai fatto un'altra volta questione con Minuccia. E questa è la ragione. No, mi sbaglio, ora andiamo d'accordo. Mi fa piacere, vuol dire che le cose vanno bene. Certe volte anch'io faccio questione con mia moglie. E a volte se sento le strilla bascio palazzo. Ma poi ci vogliamo bene. Provate a parlare male di me a Concetta. Se vi mangia vivo. Che sto? Guarda, ci stava la mosca in capo San Giuseppe! Aspetta, ma lascio sfida! Amò! Va a trovare il vostro mese di dicembre. Ma io non capisco. A te il presepio non ti piace e ci sei sempre vicino. Lo vedi quello? Fa queste cose per dispetto. Ma poi è affezionato. Quando viene Natale, scrive sempre la lettera alla mamma. Perché io lo voglio. I figli per la mamma devono avere sempre lo stesso rispetto. Tomasi,
Fai sentire la lettera che è scritta a mamma. E che la faccio sentire? È una specie di quella degli altri anni. Ma Nicolino la vuole sentire. Vieni. Ogni anno ci avevo sentito di Danina. Se non la vuoi sentire, vattene dentro la camera tua. Vieni. Cara madre, tanti auguri per il Santo Natale. Cara madre! Nada vuole. Pascalia bozza, se chi lo ti mena un piatto in faccia, a dove arriviamo? Il ragazzo ha avuto il problema, è nervoso, tu lo sai, guarda la gamba. La vedo, la vedo. Vai avanti. Cara madre, da oggi in poi voglio diventare un bravo giovane. Ho deciso, mi voglio cambiare. Preparami... Ah, Maia, capisce cazzettina. Ma Luca Rietto, non mi piace! E io te l'ho detto che la cazza è nervoso! Guarda la gamba, guarda la gamba! Pascalina, i piatti ce ne stanno pochi e noi dobbiamo mangiare! Ma se... Ogni anno... Pascalina, tu ma si leggi! Cara madre, ho deciso, mi voglio cambiare! Preparami un bel regalo. Questo te lo dissi l'anno scorso e questo te lo dico anche adesso. Questo lo dici ogni anno. Cara madre, che il Signore ti deve far vivere 100 anni, assieme a papà, a Ninuccia, a Nicolino e a me. Cara madre! E io non c'entro! Basta, Tomasi, vai avanti. Aspetta un momento, devo chiarire una cosa. Io lo so quello che vuoi chiarire. Vai avanti. Aspetta un momento. Pascalia bozza. Ma che già bozza? Io sono lo zio, ma da metto pure a me. Non posso. Perché non puoi? Perché non posso? Non c'è lo spazio. Tu tieni in mano una foglia carta che è un manifesto e non c'è lo spazio. Uè, ma da metto pure a me. Se no qua ci indossiamo Natale. Pascalia, ma fai veramente. Faccio veramente. Figlia furchetta. Minaccio guaglione. Faceva bene papà a chiamarti fiammifero. E mi fido di essere fiammifero. Ma stai a sentire a me. Se quello ti mette nella ruota dei 100 anni, campi veramente? No. E allora? È per principio. Va bene, ho capito. Metti 100 anni pure a esso. Come faccio? Ho detto, metti 100 anni pure a zio Pascalino, che il Padre Eterno sa quello che deve fare. Fai sei, siete, fai sei. Non mi metto, non bombò. Vai avanti. Cara madre, che il cielo ti deve far vivere 100 anni, assieme a mio padre, a mia sorella, a Nicolino, a me, e 100 anni pure a zio Pascalino. Però con qualche malattia. Però, questa è la proposta. E va bene, facciamo pupa. Sono questioni senza rancore. Ma noi ci vogliamo bene. Quando viene Natale, faccio sempre il regalo a mia moglie. 2 anni fa... le comprai un taglio di stoffa per un vestito pesante. L'anno scorso le spegnerai 2 belle orecchine. Invece quest'anno ho fatto un altro regalo. Aspettate che ve lo faccio vedere. Vado a prendere pure il mio. Siccome lei aveva perso l'ombrello, ne ho comprato un altro più bello. Nicolì, questa è roba tua. E questo è il mio regalo. Tomasi, Pascalì. Nicolì, vedi se arriva mia moglie. Ci vogliamo mettere d'accordo per una sorpresa. Io ho pensato come regalarci. Quando Concetta si mette a tavola, ci presentiamo come i re magi, tutti e tre. Gaspare, Melchiorre e Baldassare, che portano i regali al bambino Gesù. L'idea mi è venuta quando sono andata a comprare dei magi. Quando Concetta si mette a tavola, ci presentiamo con i regali. E ho pensato pure come dobbiamo dire. Io dico, tu scendi dalle stelle, Concetta bella, e io t'aggio portata che st'ombrella. E io dico, tu scendi dalle stelle, oh mia Concetta,
che io a te già ho buttato sta buzzetta. E io che dico? E tu vieni dietro di noi e fai l'accompagnamento. E dici da-ra-ra-ra-ra-ra. E io voglio buttare la buzzetta. Che c'entra? Quello è il regalo di zio Pascalino. Sai che devi fare? Porta la tua lettera dentro un piatto. Lucarie, Lucarie! Papà! Che è stato? Se ne è scappato un capitone mentre quanto salivamo. Ma io non sapevo che era... Quella mamma, passerò un capitone, ha tuzzato qua a capo vicino a focolare. E si è fatta male assai. Voi vedete? Mamma, che è stato? Cioè, non lo vuoi capire che certe cose non le puoi fare più? Tieni una certa età! Vedi qua, se era la tempia, devi andare all'altro mondo! Dove è finito il capitone? Mezzo gravuno, sotto focolare. Mo vedo io se lo posso acchiappare. E vuoi chiappare, capitone? Se me la torno un po' a finestra, mezza via. Ma buono, mettimici a tavola, io vado di cappuccino. Dai, andiamoci a lavare le mani. Pascalì, la tieni una prenda di sapone? Viene d'indagare la mia. Insomma sì, andiamo a lavarci le mani. A tavola si va con le mani pulite. Quindi andiamoci a lavare le mani. Don Vito, noi ci andiamo a lavare le mani. Ninu, fai compagnia a Don Vito. Io non volevo rimanere. È stato tuo padre che ci scrive e me ne posso pure andare. Adesso non servirebbe a niente. Mai ho capito perché tu agisci così. Hai deciso di fare succedere quello che non deve succedere. Già, perdono. È mia madre. Vuole sapere perché non vado a passare il Natale con lei. E perché non sei partito? Beh, quando fa così mi faccio di sapere cose pazze. Insomma, io per te non so niente più. Vito, non da ci stessa ci ha già dice. Tu si non niente! Carogna! Ascina bacio! E quando? No, Vito, non scendere! Non te vo bene, muglierta, non te vo bene! Mi ammazzavo, ringrazio Dio! Ma vedite, che sei figlia vostra, e ti fai innamorato solo, e voi sapevate tutto, ruffiano! A me! Chiamali qui! Mamma! Mamma, chi lo sta uccidendo? Mamma! È morto, muove, mamma! Andando avanti a caffè. Donna Olga, mi ha chiamato vostro marito da sopra la finestra.
cucina. E che vuole? Non ho capito bene, perché come sto al momento mi sto girando la testiera. Ha detto che adesso scende. Una cuce e un sorso. Non posso. Ma un sorso di caffè ve lo dovete prendere, sennò come vi sostenete? Pisse, pigliatene un po' che caffè. Io, se non mi piglio un po' che caffè, ma dormo a letto. Aspettate che sta dama, Don Pasqualino. Don Pasqualino, caffè. Porta altre due tazze. A dove piglio? Cinta cucina, quattro ce ne stevano. Due ne ho portate io, perché due ne servo. Vedi qua, io ho finito. Buongiorno, sì. Buongiorno. Che volevi? Volevo sapere se resti qua. Sì, sai, io me ne devo scappare. Questa è la chiavica. Non mi sono preso neanche il caffè. Qua ci ha bevuto vostra moglie. Caffè! È finito. Volevo ancora fare una caffettiera piccola piccola per voi. Grazie, lo piglio volentieri perché stamattina
Ma di cos'è questa notte? Se siete venuti svegli a tutti qua. Questa è la febbre. Don Luca, come andiamo? Voi siete una bellezza! Così spero di sentire di voi. Uè, è Niculin! Non è Niculin, è Pastorelli, Don Luigi Pastorelli. Ci sta pure Donna Carmela, la signora Olga, la signorina Rita, la signora Armida, Don Alberto. Ci sono venuti a trovare tutti quanti. Don Luca, devi far presto, star bene. Ci dobbiamo fare una scampagnata. Ci andiamo tutti quanti. Dobbiamo fare una festa. Una grande festa. Quando sarà bene Don Luca. Sì, sì. Basta. C'è troppa gente qua dentro. Ve lo dissi pure ieri. No, ma queste signore sono venute da poco. Io solo ho fatto compagnia ad una concetta stanotte. E usciamo. Sì, sì, è meglio sfollare. Come qui, do caffè a bacio. Aspetta, dammi una sigaretta. No, aspetto quello che dice il dottore e poi me ne scappo. Mamma, dottore, un poco di brodo di pollo. Aspettate, voglio visitarlo prima.
Vediamo che c'è. Vediamo che c'è. C'è un messaggio molto forte tra tanti che ce ne sono, che è quello principale, che è l'amore. Perché Lucariello in fondo che cosa cerca? Dai familiari, da lui, cerca questo amore che non glielo danno. Glielo danno semplicemente alla fine, quando sta per morire. Quindi tutti quanti dovremmo donare qualche cosa di questo amore in più verso tutti. D'altronde come facciamo anche noi giù a teatro, no? Cerchiamo sempre di dare questo amore per loro e per l'università della terza età. Adesso vi presento gli attori e poi, non li presento io perché non mi ricordo, né il nome di cosa. Saranno loro. Vai, Domenico. Progetto della scuola, progetto proprio
Ma non è carne, è un progetto, che abbiamo già rappresentato la scuola medica. Ok, dirà due parole la rappresentante. Allora, io saluto tutti, anche a nome del preside, ringrazio innanzitutto i ragazzi. Siete stati davvero bravissimi, ci avete fatti emozionare, perché sicuramente noi adulti leggiamo il Natale in casa Cupiello qualcosa di più. Quello che diceva Vito, l'importanza dei legami familiari, l'importanza della comunicazione delle famiglie, è tutto, insomma, poi ognuno di noi legge quello che insomma è, che la rappresentazione suscita nel cuore di ognuno. I ragazzi siete stati bravi perché ci avete mosso le corde del nostro cuore. Molte, due, e anche la professoressa. È una corsa molto impegnativa, però davvero dobbiamo ringraziare Filomena che crede in questo. Insomma, greca, il teatro ha un grosso valore anche per la società, quindi noi vi auguriamo, ragazzi, anche di continuare a frequentare il teatro in questo posto, perché il teatro deve essere popolato da giovani. Vito, insomma, giovani, non Vito si infatti può istruirvi benissimo e dedicarsi insieme, quindi anche Filomena ha detto che anche quando avrai pensione sarà sempre una esperta esterna per il teatro, quindi bravi, davvero continuate così. Poi bravi a voi perché avete dato ad ogni personaggio, ad ogni alunno, il personaggio giusto, e noi abbiamo visto anche i ragazzi più timidi davvero superare se stessi. Siete stati fantastici, grazie. Volevo ringraziare tutto lo staff del piccolo teatro che si è messo a disposizione. Da questa parte c'è Angelica e Stella, le nostre truccatrici. Michelangelo, ecco il nostro capo. Poi, come abbiamo detto all'inizio, questa iniziativa è anche a scopo benefico, quindi non fate il braccino quando uscite al vostro comune se volete lasciare qualcosa. Grazie.